Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questo è il pieno centro di Mosca. Il palazzo dove c'è la bandiera che sventola è la Duma. E qui a destra invece questo è il teatro Bolshoi, con i grandi magazzini di lusso Sum. Cosa succede dentro i grandi magazzini di lusso? La gente spende e i negozi erano pieni, i grandi marchi internazionali c'erano tutti. Lui è Giacomo Augugliaro, esperto di diritto russo da 13 anni a Mosca. Quando gli chiediamo dell'effetto delle sanzioni, ci risponde leggendoci il menù. Pizza, stracciatelle e tartufo. Quindi il tartufo arriva, mozzarella che arriva addirittura la stracciata. Una volta arrivava, quando ci sono state le prime sanzioni dopo l'annessione della Crimea, i russi hanno cominciato a fare la mozzarella qua. Infatti ti assicuro che se c'era una speranza che questo popolo, che il paese cambiasse la sua struttura economica per non dipendere troppo dalle materie prime, le sanzioni occidentali hanno dato l'impulso per farlo. Ma le sanzioni occidentali hanno un effetto sull'opinione pubblica russa o no? La sanzione comporta un maggior consolidamento del potere e del supporto del popolo nei confronti della leadership. Ti posso dire che il sostegno del popolo nei confronti del presidente è vero, io lo vedo, tipo, è sincero, è reale. E come qua dicono tutti, c'è la Russia e Putin è la Russia. Allora, professor Galimberti,